intreccio di fibre vegetali è antica quanto l'uomo, insieme alla ceramica, una delle attività creative in cui l'uomo ha dimostrato abilità creativa fin dai primordi dell'antichità. Nella storia dell'umanità ci sono delle pitture rupestri fatte da un uomo che ancora non era un uomo sapiens sapiens, mentre per fare anche, non è provocatorio, ma comunque attaccare un bottone ad un'asola ci sono voluti migliaia di anni, per cui ancora oggi c'è questo mito dell'attività intellettuale rispetto a quella pratica manuale, mentre è la mano dell'uomo intelligente che ha la capacità di creare cose che non esistono in natura, che sono utili e anche atte ad essere, ad attribuire un significato superiore in quanto sovrapposto a chi le porta. La corona della regina Elisabetta è diversa da un cappello basket dal ragazzo portato all'indietro, però la funzione originaria è quella di un oggetto che serve per riparare dal sole o dal freddo. Poi si attribuiscono significati tali sopra che diventa una cosa diversa. La novità nel 1714 fu che fu messa per la prima volta a cultura, ed è il tema del no food di oggi, del grano per produrre paglia da intrecciare, non grano destinato all'alimentazione. Tutto questo grande marchingegno che forniva il maggior gettito fiscale alla Toscana, più di tutte le industrie del Granducato, fu messo in crisi alla fine dell'Ottocento dall'importazione delle trecce già fatte dalla Cina, che costavano meno del grano da seminare, per cui la cultura del grano si esaurì in un anno. E attraverso la storia dell'intreccio e del cappello di paglia si fa la storia della Toscana, ma non solo, addirittura la storia dell'umanità, perché l'intreccio, come si è detto, è antica quanto l'uomo.